Bentornati amici sul mio canale di YouTube. Oggi vi voglio mostrare la riparazione di un giradischi Technics SL1200MK2 prima serie. Ci tengo a mostrarvi questo video proprio perché ho l'occasione di riparare un giradischi che esteticamente può sembrare identico ad un giradischi Technics MK2, ma che in realtà ha delle differenze anche rilevanti. Infatti, questo giradischi, come potete vedere, ha come prima differenza le cerniere per il coperchio antipolvere. Le cerniere, come vedete, sono schiacciate e strette, a differenza della versione successiva montata sui Technics SL1200MK2, che era quadrata. La parte inferiore di questo giradischi Technics è differente dal solito giradischi MK2 prodotto nelle serie successive. Infatti possiamo vedere come il fondo sia sagomato perché all'interno manca uno strato che poi ritroviamo invece nelle serie successive. Anche la matricola è posta sul fondo del giradischi e il foro d'uscita dei cavi non è coperto sulla parte molto largo, quindi non copre la parte di metallo, questa bara di metallo che è posta al di sotto del braccio. In particolare vediamo che qui manca anche il blocca fili, blocca i fili dell'RCA del GND. Questo giradischi, quindi, anche se alle apparenze può sembrare un Technics MK2 come tutti gli altri, in realtà, sia per questo indizio sia per il fondo che vi ho mostrato, è differente. Non cambia nulla sulla scheda madre. È una scheda madre, come vi ho illustrato in un precedente video della mia mini guida, avrà determinati componenti che ritroviamo nelle prime produzioni Technics. Abbiamo quindi su questo giradischi due strati, il top in alluminio e il fondo in gomma sagomato con il foro largo al di sotto del braccio dove escono i fili RCA. Adesso vi mostro il difetto, il problema ravvisato su questo giradischi. Lo accendiamo e vado in start stop. La velocità è instabile. Vediamo se si accende la luce di servizio. La velocità è instabile. Dopo andremo a controllare quali sono i componenti danneggiati da sostituire. Io ho già qualche idea, dopo facciamo le dovute misurazioni. Il piatto non si ferma. Ok, allora come prima cosa vado a verificare se il pitch scorre regolarmente, perché il giradischi prima serie, e purtroppo questo pitch ha delle incertezze nel movimento. Purtroppo il giradischi Technics prima serie monta una PCB differente da quella montata nelle serie successive. È semplice la sostituzione, basta togliere i fili sul socket posti sulla scheda madre e sostituire l'intera scheda con il pitch. Vado a controllare a questo punto i cuscinetti e la canna del braccio ad esse per vedere se questo braccio è danneggiato. Allora già vedo che ci sono delle parti graffiate della canna e vado ad accarezzare con il mio dito indice la canna e in effetti avverto una piccola ammaccatura sottostante, quindi la canna non è perfettamente allineata. Controlliamo i cuscinetti, c'è un piccolo
piccolo piccolo gioco, piccolo movimento, o i cuscinetti sono danneggiati, o la vite conica posta in questo punto è allentata. Ma data la vetustà di questo giradischi, opterei più per dei cuscinetti non perfettamente funzionanti, dato che una pressione sulla canna, quindi sul braccio, negli anni questo giradischi l'ha subita. È stato certamente oggetto di una riparazione, almeno per quanto riguarda i cavi RCA, perché, come vi ho mostrato, monta dei cavi di scarsissima qualità, i peggiori che si possono trovare su dei giradischi Technics. Addirittura, questo dovrebbe essere il filo di GND di massa del giradischi. E questi chiaramente non sono gli originali. Andremo a sostituirli. Sarà oggetto di un altro video. Per adesso continuerò ad indagare quali sono i difetti di questo bel piatto Technics prima serie. Allora, vediamo che la luce di servizio funziona. È un po' ballerina. Sembra un Technics GR. I GR hanno il difetto, almeno quelli che possedevo, hanno la luce di servizio, questa torretta che purtroppo si muove. Io li ho venduti anche per questo, in quanto avevano disatteso le mie aspettative di qualità. Quindi sono ritornato ai miei Technics 1200. Noto inoltre che anche la parte dell'on-off ha avuto qualcosa, qualche botta, perché un urto in quanto è ammaccata. Dopo andremo ad aprire il giradischi e vediamo un po' cosa si cela al suo interno. Adesso andiamo a fare le misurazioni sulla scheda madre. Troveremo il difetto di rotazione e lo andremo a risolvere. Voglio ritornare su alcune differenze del giradischi, perché ho notato, comparando questo giradischi prima serie con il mio, io ne ho avuti tre di giradischi prima serie, questo lo utilizzo come pezzi di ricambio, la canna del braccio, e in particolare questo arco che sostiene il braccio del giradischi, è differente da quello montato in questo piatto. Infatti vedete che c'è una differenza nella parte in cui vengono messi i prigionieri e le viti coniche. Vedete? Qui questo è il braccio tipico dell'MK2. Questo invece è la parte, questi archetti del prima serie, che ritroviamo poi anche sui 1700 o sui 1600. Quindi probabilmente questo braccio è stato anche sostituito nel passato. Vi dico questo perché io non ho avuto la possibilità di controllare tanti giradischi prima serie, e quei pochi che mi sono passati per le mani avevano tutti questo tipo di archetto. Adesso iniziamo a verificare la scheda madre di questo giradischi. A questo punto iniziamo con la prima misurazione da condurre sulla scheda madre. Accendo il giradischi, prendo il puntale nero e lo posiziono in questo punto, cioè sulla vite. Qui, e il puntale rosso lo metto nel punto D3, dove c'è lo zener, dove la serigrafia stampata sulla scheda madre reca la scritta 5V. Vado a posizionare il puntale rosso e mi accorgo che qualcosa non va. Abbiamo un problema
sullo zener, quindi sull'alimentazione della scheda madre. Questo mi fa subito capire che i due transistor Q2 e Q3 devono essere molto probabilmente sostituiti. Andrò a sostituire anche lo zener e il piatto, sono sicuro, ritornerà a girare, a funzionare in maniera corretta. Adesso mi accorgo anche che il transistor da sostituire è praticamente scoppiato, è esploso. Vedete? Manca letteralmente un pezzo. Vedete, in questo punto il transistor è esploso. Adesso non perdiamo altro tempo, procediamo con l'installazione di due transistor e diodo zener sulla scheda madre. Adesso che vado ad alimentare la scheda madre, se ci sono ulteriori problemi oltre a questo dell'alimentazione dei transistor, ma c'è qualche altro componente che va sostituito, potrebbe capitare che uno dei due transistor Q2 e Q3 esploda nuovamente. Vediamo un po' se accade ciò. Ok, il giradischi si è acceso. Vediamo ora se abbiamo i voltaggi sul D3. Abbiamo i 5,4, quindi tutto corretto. Adesso vado a controllare il punto TP5 20 volt. E ci siamo. Quindi sono sicuro che il piatto tornerà a ruotare in maniera corretta. Adesso non ci resta che provare il giradischi con il suo piatto rotante. Vediamo se è ritornato a girare in maniera corretta. Accendiamo il giradischi con la rotella on-off e vado a premere start. Perfetto.
Come immaginavo, la rottura era legata all'alimentazione Q2, Q3 e di iodozener. Quindi anche questo piatto prima serie è stato riparato. Il problema che ravvisava nella rotazione anomala del piatto è stato semplicemente risolto sostituendo questi tre componenti che potete trovare in descrizione al presente video. E vi ricordo inoltre che se vi è piaciuto il contenuto che ho caricato, avete trovato utile questa video riparazione, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.